Benvenuti in questo breve video informativo sollecitato da alcune famiglie che mi chiedono informazioni. Mi chiamo Raffaele Pilla, sono un farmacista e un ricercatore nel campo della fisiologia e oggi parliamo di epilessia. Le persone affette nel mondo sono 65 milioni. Solo in Italia sono circa 600.000 ed ogni anno vengono diagnosticati circa 32.000 nuovi casi, di cui il 60% in età infantile. È difficile identificare la causa della patologia e quindi determinare la migliore terapia. Inoltre, dei pazienti pediatrici tra il 30 e il 40% è farmaco resistente. Più globalmente, l'epilessia è la principale patologia neurologica nei bambini ed il 30% di questi dovrà purtroppo fare i conti con disabilità intellettive e motorie nel futuro, e se ne parla sempre troppo poco. Ma quando è esattamente che inizia la cura dell'epilessia? Beh, con la diagnosi. Si inizia normalmente con la terapia farmacologica. Quando sono falliti almeno 3 o 4 tentativi di trattamento farmacologico, si ritiene giunto il momento di prendere in considerazione la dieta chetogenica. Le esperienze e i dati di maggiore efficacia sono soprattutto relativi a pazienti in età pediatrica. Negli ultimi anni, però, appare chiaro che l'utilizzo della dieta deve essere il più precoce possibile. Infatti, subito dopo il fallimento di 3 o 4 farmaci tradizionali, bisognerebbe intervenire subito con la dieta, senza aspettare che la farmacoresistenza sia da troppo tempo conclamata. La dieta chetogenica è utile per curare l'epilessia e le malattie metaboliche rare. In ambito neurologico, da coadiuvante, il cibo può diventare una vera e propria cura. Ma la gestione della dieta chetogenica, soprattutto per la patologia, è complessa. Ancora oggi spesso manca una cultura della cura dietologica dell'epilessia e questo in contrasto con un utilizzo internazionale molto più ampio. Abbiamo infatti dei centri eccellenti per la dieta chetogenica, ma il grande limite è la difficoltà di applicazione dovendo pesare al grammo gli ingredienti ad ogni pasto. La chetogenica che viene adoperata nelle patologie è un protocollo medico vero e proprio ed è utilizzato in Italia dal 2011. Si usa come un farmaco, quindi sotto lo stretto controllo di un'equipe multidisciplinare. Ma cos'è esattamente la dieta chetogenica? È una dieta in cui si formano combinazioni personalizzate a base di grassi con un corretto apporto di proteine e pochi carboidrati. È una dieta squilibrata, però si utilizza per cercare di modificare la malattia. Infatti il corpo utilizza prevalentemente i grassi, genera delle molecole di conseguenza che si chiamano chetoni, producendo uno stato metabolico in perenne chetosi. A questo sistema si ricorre soltanto dopo aver verificato l'inefficacia dei farmaci e quando lo prescrive il medico specialista. Siamo d'accordo sul fatto che un piano dietetico chetogenico dove il 90% della razione alimentare è composta da lipidi, il 7% da proteine e solo il 2-3% da glucidi sia una combinazione piuttosto lontana dalla dieta mediterranea che include in linea di massima il 15% di proteine, il 60% di carboidrati e il 25% di lipidi. In pazienti affetti da epilessia farmacoresistente, chiamati a seguire una dieta chetogenica, è stata osservata, tuttavia, la riduzione delle crisi epilettiche fino all'85% dei casi e una remissione totale di tutti gli attacchi nel 55% dei casi. E la dieta chetogenica è una terapia di prima linea in alcune malattie metaboliche, e per esempio per il difetto del trasportatore di glucosio di tipo 1, ossia la GLUT1, per il deficit di piruvato deidrogenasi, per il difetto di fosfofruttochinasi e per alcune mitocondriocitopatie provocate dal deficit di complesso 1 che si presentano con ipoglicemia ipoketotica. In queste patologie la dieta fornisce un effettivo controllo delle crisi epilettiche, fornendo al cervello un essenziale carburante per l'attività metabolica cerebrale. In particolare, i dati relativi al deficit del trasportatore di glucosio di tipo 1 sono molto incoraggianti e si può dire che attualmente questa terapia si deve considerare salvavita per i soggetti affetti da questa malattia rara, che tuttavia è in rapida espansione e che nella maggior parte di essi porta alla scomparsa totale dei sintomi. Per quanto riguarda l'epilessia, la dieta sembra particolarmente indicata nei soggetti affetti dalla sindrome di Dravet.
da epilessia mioclonoatonica, crisi atoniche nei soggetti che presentano spasmi infantili e nei pazienti con epilessia quale manifestazione del complesso sclerosi tuberosa. Rimane ancora aperto a livello internazionale, tuttavia, il dibattito in merito a se esistano o meno delle specifiche forme che possano giovare maggiormente della terapia chetogenica. E attualmente tutti focalizzano il loro interesse sulle forme farmacoresistenti. Nell'ambito di queste forme sono molto interessanti i dati relativi all'efficacia delle encefalopatie epilettiche, che rappresentano un gruppo di epilessie del bambino gravemente farmacoresistente, con crisi spesso pluriquotidiane e che portano ad un deterioramento globale, che sono da considerare anche un problema sociale, sia per la gravità intrinseca della malattia, sia per le ripercussioni sulle famiglie di questi piccoli pazienti. E nella presa in carico, di questi pazienti affetti da epilessia, prima di iniziare la dieta è necessario un consulto individualizzato in cui, lo scopo principale sarà quello di identificare il tipo di crisi, la sindrome da cui il paziente è affetto, l'esclusione di possibili disordini metabolici controindicati all'uso della dieta e la presenza di possibili fattori complicanti. Durante la prima valutazione è molto importante, che venga definita la motivazione dei familiari ad interpretare ed intraprendere la dieta, la loro capacità ad aderire alle strette regole che questa implica e la situazione emotiva del paziente che deve cambiare drasticamente il suo regime alimentare, perché non ci dimentichiamo che il primo motivo di abbandono della dieta è dato dalla scarsa aderenza al trattamento. Sono inoltre necessari diversi incontri con le famiglie dei pazienti al fine di fornire informazioni sulla preparazione dei pasti, sulla necessità di somministrare integratori vitaminico-minerali e su come monitorare i livelli di chetosi e gli eventuali effetti collaterali. In ambito internazionale sono presenti farine e cibi chetogenici che permettono alle famiglie di variare le ricette e le associazioni. Tramite i loro siti, le aziende produttrici forniscono un supporto pratico in questo ambito. Le famiglie spesso, sono impegnate tuttavia fuori per lavoro e si trovano anche a dover preparare, qualunque pasto con tanti ingredienti pesati al grammo più volte al giorno, quindi immaginate che problema possa costituire. Questo crea disagi e spesso monotonia alimentare difficile da gestire nei confronti di un bambino che paragona il suo cibo a quello dei compagni, sia a scuola, nella merenda, con gli amici, e poi è anche discriminato nel non poter spesso partecipare a feste o eventi in cui ci sono cibi, da mangiare che per lui non vanno bene. Ecco l'utilità di avere cibi chetogenici pronti, che abbiano forma e sapore simili a quelli che possono mangiare gli altri, e che quindi li aiutino a sentirsi meno diversi. E per aiutare i bambini e le famiglie a poter adottare una dieta chetogenica che permetta l'utilizzo di prodotti chetogenici che abbiano forma e palatabilità, di quelli, normalmente utilizzati dagli altri, sono stati realizzati ed approvati dal Ministero della Salute i prodotti chetogenici in diversi rapporti, già pronti all'uso e che, se inseriti nei piani terapeutici dagli specialisti, sono erogabili con costi a carico del Servizio di Sanità Nazionale. L'epilessia viene considerata tra le malattie rare e proprio in funzione di questo lo stesso Ministero della Salute ha approvato i prodotti Le Gamberi Keto Plus come alimenti destinati ai fini medici speciali. Si tratta di 18 prodotti già pronti all'uso, presenti nei registri del Ministero della Salute e codificati presso Farmadati, a cui sono attribuiti i codici PARAF che servono per avere la totale erogazione gratuita, a carico ovviamente del Servizio Sanitario Nazionale. Questo processo ha impiegato anni per arrivare dove si trova e quindi alla realizzazione e come accade già con altri alimenti destinati ai fini medici speciali in commercio, questi si rivelano molto utili nel loro utilizzo sia sotto l'aspetto della compliance sia che sotto l'aspetto economico, non dovendo più le famiglie farsi carico dei costi relativi al cibo o comunque almeno parzialmente, dei cibi che sono necessari diciamo, ai piccoli pazienti che sono affetti da questa patologia. Quelli che state vedendo nelle immagini sono alcuni degli alimenti destinati ai fini medici speciali, le Gamberi Keto Plus.
Si tratta di panini, pancarré, focaccina, piada, grissini, crostini, biscotti, cornetti, cioccolata in tavoletta, cioccolata spalmabile e sostituti della pasta in ben 7 formati diversi. L'equipe medico-nutrizionistica creerà una dieta personalizzata per ogni paziente in base al fabbisogno energetico e alle abitudini alimentari del soggetto. La dieta chetogenica può presentare dei potenziali effetti collaterali, perciò non può mai essere utilizzata su bambini affetti da epilessia se non sotto stretto controllo medico. Questo è un aspetto fondamentale. Alla luce di quanto detto, si può concludere che la dieta chetogenica rappresenti allo stato attuale una ulteriore possibilità di cura per i pazienti con epilessia farmacoresistente e che questo possa diventare un'opzione importante per un gruppo di soggetti affetti da epilessia grave. Si tratta di una terapia vera e propria e può comportare una complessità di gestione ed è per questo che deve essere effettuata in centri specializzati dove appunto i pazienti possano essere seguiti da un'equipe multidisciplinare. E quindi concludo rispondendo alla domanda che spesso mi viene posta. I prodotti, le gamberi Keto Plus, sono alimenti ai fini medici speciali, come dicevamo, erogabili in caso di epilessia farmacoresistente a partire dal primo anno di età e sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale, in quanto già autorizzati dal Ministero della Salute. Quindi, per qualunque forma di epilessia, dobbiamo disporre di un piano terapeutico per epilessia farmacoresistente o deficit di GLUT1, in cui sono inseriti i prodotti da consumare, da far timbrare all'ASL di appartenenza per poi ritirare i prodotti, senza alcun costo, presso l'ASL stessa o presso la farmacia di fiducia. Spero che questo messaggio sia utile a specialisti e pazienti e potete contattarmi per qualsiasi tipo di informazione scrivendomi direttamente via email, lascerò il mio indirizzo e i riferimenti dei prodotti aglucidici nei commenti qui sotto. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro una ottima giornata e arrivederci al prossimo video.